Ancora pochi giorni, cari telespettatori, poi si andrà a votare domenica e lunedì prossimo per il rinnovo del Consiglio Comunale di Napoli, ma soprattutto per la scelta del nuovo sindaco di Napoli. Con me in studio per un confronto a tre autorevoli esponenti di tre candidature diverse di sindaci di tre liste diverse. Allora partiamo con Antonio Solano, che è medico alla Scalesi e che fa parte della lista Napoli è tua con De Magistris, candidato sindaco di Napoli. Buonasera. Buonasera. Rossella Paliotto, nota imprenditrice, capolista del PDL Popolo della Libertà, ovviamente con Gianni Lettieri, candidato a sindaco di Napoli. Buonasera a Buonasera. tutti. Umberto De Gregorio, candidato per il PD, capolista del PD al Consiglio Comunale di Napoli, con Mario Morcone, sindaco di Buonasera. Napoli. Ecco. Un in bocca al lupo ovviamente a tutti e tre, ma iniziamo subito. È inevitabile che io faccia questa domanda, lo so che l'avete sentita troppe volte, ma ve la devo rifare anche a beneficio dei nostri telespettatori. Se veramente volevate battere il centrodestra e volete battere il centrodestra, perché vi siete divisi? Mi riferisco ovviamente al centro-sinistra e quindi in particolare al candidato della lista di Morcone prima e poi quello di De Magistris dopo. Ma il percorso per arrivare alla candidatura di Morcone è stato un percorso, diciamo, abbastanza accidentato, bisogna ammetterlo, perché c'è stata questa vicenda delle primarie che ha creato anche qualche problema nei rapporti tra il partito e la base del partito stesso. Il perché non ci sia una candidatura comune, però credo che sia da chiedere più che a Morcone, forse anche a De Magistris, il quale non ha voluto partecipare alle primarie. Forse la sua partecipazione alle primarie avrebbe probabilmente creato un clima diverso, quindi da questo Perché punto di avrebbe vista, vinto e quindi avrebbe risolto il problema. se avesse vinto, naturalmente sarebbe stato il candidato di tutti. Io credo che non abbia partecipato perché sapeva che non poteva vincere. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, forse il percorso di De Magistris non è proprio lineare, perché, ecco, poteva partecipare alle primarie. Per quanto riguarda Morcone, invece, è un candidato sindaco, naturalmente, al quale non si può chiedere perché è successo quello che è successo nelle primarie, né si può chiedere a me, ovviamente, che sono un candidato della società civile Certo. che interviene come capolista proprio probabilmente per lo stesso motivo per il quale c'è Morcone come candidato sindaco, cioè delle persone un po' al di fuori Al di dai fuori, giochi al di delle sopra, correnti, un nelle... po' al di sopra, che cercano di ricreare un rapporto di fiducia nei confronti della base del proprio elettorato, e mi sembra sinceramente che siamo a buon punto da questo punto di vista. Solani in qualche modo ha avuto anche un ruolo durante queste primarie, insomma, molto vicino alle posizioni di Umberto Ranieri, poi insomma, avete scelto di porvi diciamo, anche un attimino in maniera diversa, scegliendo appunto di schierarvi a questo punto come società civile in una lista che nasce come lista diciamo, civica, tra virgolette, perché in qualche modo è la lista che fa riferimento a De Magistris. Sì, io e altri amici sostenevamo Umberto Ranieri nelle primarie del centro-sinistra, che sono state poi pasticciate. C'è stato un intervento improvvido della segreteria nazionale del PD che ha di fatto annullato quel momento di partecipazione democratica. E quindi De Magistris aspettava in un primo momento la formulazione di una candidatura unica, autorevole, accettata da tutto il centro-sinistra. Questo non c'è stato e le primarie, per quanto ci riguarda, saranno queste del 15 e 16 maggio, cioè le elezioni vere e proprie, saranno per il centro-sinistra l'occasione di misurarsi e di fare finalmente le primarie che non ci è stato consentito di fare prima. Rossella Paliotto, insomma in un qualche modo la domanda ribaltata potrebbe essere quella di dire voi in regione, in provincia governate con l'apporto diciamo non secondario, molto significativo da parte dell'UDC, oggi vi ritrovate invece su posizioni diverse. Parlate di svolta ovviamente, di dare un taglio al passato, però poi da questo punto di vista l'UDC ha fatto una scelta diversa, mettendo diciamo quantomeno in dubbio ecco, la vittoria di Lettieri, insomma, da questo punto di vista. Intanto l'UDC oggi è a pieno titolo inserita nel Terzo Polo, Infatti. che è un'aggregazione più ampia, quindi non è l'unico referente. Evidentemente gli altri partecipanti al discorso non hanno condiviso
condiviso la possibilità, in continuità con le elezioni regionali e provinciali, di dare appoggio alla candidatura di Lettieri sindaco qui a Napoli. Vorrei anche ritornare, diciamo, un attimo su quanto hanno detto sia De Gregorio che Solano. Le primarie per il Partito Democratico qui a Napoli, le ultime, sono state una brutta esperienza, ma anche le prime per l'Assemblea Costituente, io ricordo, diciamo, crearono notevolissimi problemi. Di fatto è dimostrato che le primarie del Partito Democratico qui a Napoli non funzionano. Infatti ci sono ancora 45.000 persone che, avendo partecipato, non hanno avuto gli esiti di quella che è stata una competizione comunque fra alcune persone che aspiravano alla nomination per il sindaco di Napoli. Questo penso che abbia creato tanta confusione. Chiaramente è molto più semplice fare le primarie solo con un solo uomo, Berlusconi, che designa, così il problema, diciamo, democratico non si pone, però, diciamo, l'alternativa è la prima scintilla. Il Partito della Libertà non ha mai proposto le primarie, mentre invece il Partito Democratico le ha messe a fondamento della sua nascita. Sono uno strumento complesso che sicuramente provoca sofferenza, ma anche partecipazione. Qualcuno la designazione dall'alto. Peccato però che se poi abortiscono. Parlate una alla volta, perché sennò da casa non vi riescono a seguire. Allora, diciamo che forse probabilmente ci vorrebbe una legge nazionale che le regolasse, forse potrebbe essere questa la possibile. Questa sarebbe la cosa migliore. Come succede, io come succede in America. Però non posso dare completamente torto alla mia interlocutrice del PDL, perché sono tra i 45.000 che hanno partecipato alle primarie e attendo ancora di sapere chi le ha vinte. Diciamo, questo purtroppo è un dato oggettivo. La partecipazione, quando c'è, è sempre positiva, bisognerebbe regolarla probabilmente, certo. Regolamentarla, anzi, per meglio dire. Questo è il passato, mettiamolo da parte, veniamo al presente e soprattutto al futuro. Ecco, voi, l'ho detto prima, siete tre schieramenti diversi, mancano anche altri schieramenti, ovviamente per completezza delle informazioni, i candidati sindaci di Napoli, ce ne sono anche altri. Tra questi tre c'è il professore Raimondo Pasquini, appunto, che è candidato del Terzo Polo, c'è Raffaele Di Mondo, ce ne sono altri che non vorremmo ricordarli tutti, ma insomma ci sono anche altri candidati sindaci. Diciamo che questi sono elettoralmente probabilmente più significativi. Qual è la differenza sostanziale nei programmi dei tre candidati? Io da semplice operatore dell'informazione non riesco ancora a decifrarlo. Vi date una mano? Io credo che c'è una differenza sostanziale, soprattutto sinceramente, nell'approccio alle problematiche, perché la verità è che i problemi della città sono molto complessi. Il futuro sindaco si troverà di fronte a una situazione finanziaria molto complessa derivante dall'applicazione del municipalismo fiscale, che alla città di Napoli, secondo stime piuttosto attendibili, determinerà una riduzione degli introiti in una misura quantomeno pari a un quarto degli introiti attuali. Qui naturalmente entra in gioco il tecnico, e ho omesso di dirlo perché è noto commercialista. Sì, diciamo che quindi il futuro sindaco, di qualunque schieramento politico sia, dovrà fare i conti con un problema, a meno che non ci sia un cambiamento del quadro nazionale, ma l'attuale governo, diciamo, dominato dalla Lega, ci creerà a noi cittadini del Sud non pochi problemi. Questo dobbiamo saperlo, e dobbiamo anche sapere che chi appoggia uno schieramento di centrodestra appoggia Borghezio, o che ci definisce dei deficienti, non mi ricordo, insomma, la parola precisa qual è stata, e naturalmente a Lettieri non rimane altro che invocare per poter dire che il suo programma, che prevede tante belle cose, possa essere applicato, non rimane che altro che invocare una legge speciale. Ma di leggi speciali Napoli ne ha avute tante, e invece quello che io ritengo che sia necessario per risolvere i problemi della città non è qualcosa di speciale, o meglio, è qualcosa di speciale, e cioè ricreare le condizioni per una normalizzazione della nostra vita quotidiana. Ora, da questo punto di vista, io credo che più che il programma, perché sai, nel fare il programma si può dire di tutto, ecco, Di Magistris per esempio è molto bravo nel parlare dei sogni che legittimamente lui lascia intravedere nelle sue parole. Qui c'è la provocazione. C'è un po' di provocazione, però diciamo, è anche giusto sognare, non c'è solo provocazione. Io ritengo che è giusto anche sognare, occorre dare una speranza. Ecco, la politica dovrebbe dare una speranza. Deve dare una speranza, non deve illudere però. Certo. E allora io credo che il grande merito del candidato Morcone sia quello di essere una persona concreta.
Quindi vorrei richiamare l'attenzione sui telespettatori, più che su quello che promettono i candidati sindaci, su quello che hanno fatto sino ad oggi. E c'è una differenza. Sinceramente non vorrei tanto polemizzare ora con De Magistris, perché la verità è che poi con De Magistris noi facciamo parte dello stesso schieramento politico, su questo non c'è alcuna ombra di dubbio. Io e Solano abbiamo entrambi appoggiato Ranieri, il quale poi... bontà sua, appoggia il sottoscritto, rimane nel Partito Democratico. Solano ha fatto una scelta diversa, legittima come tutte le scelte ovviamente che certo. Si fanno in politica. Ma quello che mi preme invece sottolineare è che cosa ha fatto il candidato sindaco Lettieri nella sua vita, da poter promettere grandi miracoli. Il candidato sindaco Lettieri è un imprenditore, il quale di tutte le sue attività imprenditoriali realizzate nel corso di un ventennio di attività, praticamente sul territorio non c'è rimasto più nulla. È stato vittima di incidenti di percorso, procedure concorsuali, alcune ancora aperte, e quindi la sua storia ci dice che per la verità da lui c'è da aspettarsi non grandi miracoli, ma purtroppo, ecco, se dovessimo prendere spunto da quello che lui ha realizzato sul territorio, dovremmo prevedere qualcosa non di buono. Questa è la risposta. Evidentemente dare la parola alla Paglia. Sì, posso solo completare il ragionamento. Ma proprio giusto 30 secondi. 30 secondi. Viceversa, il sindaco, candidato sindaco, speriamo sindaco, Morcone, è un uomo del fare, in senso oggettivo, ha realizzato grandissime cose dal punto di vista amministrativo, nonché gestito un comune, quale quello di Roma, nel momento di sua massima difficoltà finanziaria, gestito l'emergenza nel Kosovo, l'emergenza a Lampedusa, ha riformato la struttura dei vigili, dei vigili del fuoco, ha cioè dimostrato di essere un uomo in grado di realizzare delle cose. Allora. Partirei dalla candidatura del prefetto Morcone, per dire che comunque lui rappresenta la continuità di 20 anni di amministrazione di questa città, che l'hanno portata nelle condizioni di degrado che è sotto gli occhi di noi tutti. Quindi parlare di una differenziazione nell'azione amministrativa in continuità con quello che stiamo lasciando, quindi con l'attuale sindaco uscente e tutto il Consiglio Comunale, i suoi assessori, dire farò, è tutto da vedere. Personalmente io non credo nel liderismo individuale, bensì credo nelle capacità delle squadre. Quindi dietro Morcone c'è un partito che rappresenta il disastro nel quale la città vive oggi. Parlando del mio candidato sindaco, il dottore Lettieri, come tutti sanno, è un imprenditore che ha operato nel tessile. Il tessile è un settore che ha subito una crisi profonda e ovviamente quando i settori interi subiscono ridimensionamenti forti, purtroppo può accadere che le attività cessino e quindi c'è la necessità di riformularsi e ritrasformarsi. Non dimentichiamo però che il dottore Lettieri un anno e mezzo fa ha assunto la responsabilità della Atitec, che è un'azienda che dà lavoro a 600 persone. La provocazione che se viene raccolta su De Magistris. Ma io stimo sia la dottoressa Paliotto che il dottor De Gregorio, col quale tra l'altro ho condiviso e mi auguro condividerò anche in futuro militanze ed impegno politico, però mi rendo conto che sono anche in difficoltà perché hanno un candidato sicuramente meno spendibile del mio, quindi in questo senso il mio compito qui è forse un po' più semplice. E il dottore Lettieri si occupava di tessile, però quando si occupava di tessile il PD e altri nel centro-sinistra lo candidavano a sindaco di Napoli, lo candidavano a presidente della giunta regionale, quindi l'elettore di centrodestra deve sapere che ora va a votare una persona che era indicata l'anno scorso, 2 anni fa, 6 mesi fa era consultato sul da farsi da autorevoli esponenti del centro-sinistra. Questo sarebbe il rinnovamento, questa sarebbe la scelta di campo di centrodestra. Quindi chi vuole votare centrodestra, chi vuole cambiare, ha la certezza che con Lettieri non cambierà nulla. Per quanto riguarda poi la candidatura di Morcone, io mi rendo conto che è evidente che qua stiamo ognuno a fare, a fare ovviamente gli interessi, a tentare di fare gli interessi del proprio schieramento. Il mio candidato sindaco è De Magistris. De Magistris dice qualcosa di sinistra, che è un evento ormai raro nello schieramento di centrosinistra.
propone un programma di democrazia partecipata e soprattutto propone di smetterla immediatamente con la vergogna degli sprechi nelle partecipate, nei consigli di amministrazione e in tutta questa allegra bisboccia che ci ha portati sull'orlo del baratro finanziario. Quindi chi vota De Magistris ha la certezza di votare per un candidato che non ha alcun legame con chi ha gestito comune, provincia e regione negli ultimi anni. Veniamo un attimino un poco ai programmi. Io devo dire, e credo che gran parte dei napoletani come me non credono molto ai programmi, che spesso sono libri di grandi propositi che restano nei cassetti e che non vengono poi diciamo messi in pratica. Ci sono delle emergenze che questa città, e non mi riferisco a quella dei rifiuti, perché definirla emergenza è quantomeno ridicola, visto che è un'emergenza che dura ormai da oltre un decennio. L'emergenza ha un inizio e una fine, qui l'inizio c'è stato, la fine non si sa mai quando arriverà. Parlo delle altre emergenze per far diventare questa città una città normale. Ecco, io più che parlare di programmi a questo punto parlerei di ricette. Quali sono le vostre ricette, le ricette dei vostri partiti, ovviamente dei vostri candidati sindaci, per cercare di riportare ai livelli di normalità questa città? Iniziamo con Rossella. Il sindaco Lettieri ha proposto 6 idee di città e a mio avviso sono vincenti: la città trasparente, la città pulita, la città efficiente, la città accogliente, la città solidale. Sono concetti molto ampi, ovviamente sono degli ombrelli sotto i quali si raccolgono tante piccole proposte concrete che possono riportare la città nella normalità. Noi tutti cittadini vogliamo ritrovare la normalità e una qualità della vita minima, indispensabile per sentirci felici. Io anch'io non credo, diciamo, in programmi che possano durare 90 giorni e cambiare il volto della nostra metropoli, perché noi parliamo di una metropoli, quindi di un insediamento con grandi numeri. Il programma occorre per indicare quelle che sono le linee che si vorranno seguire nel tempo e noi tutti siamo consapevoli che per trasformare la città occorreranno molti anni, però è importante partire dalle piccole cose. Ecco, una per tutte, la legalità e la vigilanza del territorio sono entrambe una condizione indispensabile per riconquistare una sicurezza personale, quindi gli impianti di videosorveglianza in tutta la città, una riforma del corpo dei vigili urbani, un accordo fra il corpo dei vigili urbani e i privati per avere una vigilanza notturna in ore extra servizio, trasporti sostenibili, quindi so che le casse sono vuote, però al limite i biglietti dei funicolari oppure dei mezzi di trasporto oltre a un certo orario potrebbero anche avere un piccolo costo maggiorato e sicuramente i cittadini avrebbero piacere ad avere a disposizione mezzi pubblici anche in orari oltre il limite attualmente previsto. Noi dobbiamo insieme imparare a collaborare, indipendentemente da quelli che sono i partiti ai quali ognuno di noi è legato. E i ruoli, perché problemi, i ruoli assegnati, perché i problemi della città non hanno colore. Noi sappiamo bene che i nostri cittadini vogliono una città pulita, vogliono una città sicura, una città dove la fruibilità degli spazi esterni sia possibile. Quindi è da questo che a mio avviso dobbiamo partire. Solano. Ma anzitutto conviene che ci sia ordine nelle cose, nei ruoli, ciascuno deve fare il proprio compito. Una società dove un sindacalista parla come un politico, dove un politico parla come un imprenditore parla come un politico, una società confusa dove non si capisce più niente e non è chiaro di chi sia la responsabilità della gestione della cosa pubblica. Quindi netta separazione dei ruoli, il comune deve fare l'ente locale e deve garantire un minimo di normalità e di civiltà nella vita quotidiana che a Napoli resta estremamente faticosa. Dopodiché in queste condizioni è evidente che operano meglio anche gli operatori tipici della sicurezza che attengono poi alle responsabilità del questore e delle forze dell'ordine e in questa condizione anche la libera impresa può implementare il proprio lavoro.
cose scandalose come per esempio inseguire il sogno della metropolitana, aprire una nuova stazione a Piazza Borsa per far usufruire della quale si chiude invece la linea 6 a Mergellina. È una cosa ridicola, è una cosa da terzo mondo. Bisogna incentivare il trasporto su ferro, bisogna riformare la macchina comunale che nonostante eroghi servizi di pessima qualità è costosissima, perché fino ad oggi chi ha gestito Palazzo San Giacomo ha evitato scientificamente e puntualmente di sciogliere i nodi fondamentali del disastro di questa città. 10 secondi mi chiedeva, però poi subito la parola a De Gregorio. Siccome vedo le posizioni del dottore Solano e del dottore De Gregorio così distanti, mi pongo l'interrogativo se poi eventualmente si va al ballottaggio, come faranno a stare insieme. E mo ce lo dirà De Gregorio. Siamo distanti nell'analisi, ma non siamo distanti secondo me nei principi. Io credo che ci sono delle critiche legittime da rivolgere a questa amministrazione per il suo operato, e il sottoscritto non ha esitato a farlo quando necessario sulle pagine napoletane di Repubblica. Però bisogna anche essere seri nei ragionamenti e ricordare peraltro che anche la lista di Pietro ha appoggiato questa amministrazione fino a pochi mesi fa, quindi le responsabilità sono condivise. Però non voglio parlare di questo, vorrei invece riagganciarmi a quello che diceva la Paliotto, cioè che indubbiamente qui noi sostanzialmente, al di là dei grandi discorsi e delle grandi disquisizioni teoriche che possono affascinare, ci troviamo in una situazione nella quale dobbiamo eleggere i rappresentanti del Consiglio Comunale. Io vorrei fare un appello ai telespettatori: non eleggete rappresentanti del Consiglio Comunale che stanno facendo manifesto selvaggio, cioè qui tutti si riempiono la bocca del termine legalità. Vediamo se questo è soltanto uno slogan elettorale oppure è un comportamento concreto, perché è da oggi che lo dobbiamo vedere, non domani. Allora, tutti quei signori che mettono i loro volti sui palazzi, sui muri, infrangono ogni tipo di regola, non vanno votati, se volete, e questo vale sinceramente sia per i candidati consiglieri comunali sia per i candidati sindaci, perché ci sono alcuni candidati sindaci che lo stanno facendo. O peggio ancora per i candidati alle municipalità. O peggio ancora, per, è più grave per i candidati sindaci. Primo punto, primo appello. Secondo appello, votate, in questo sono d'accordo con la Paliotto, votate rappresentanti della società civile i quali possano un domani essere in consiglio comunale con libertà di coscienza, cioè approvare o non approvare un provvedimento, qualunque sia il sindaco, Lettieri, De Magistris o chi esso sia, io lo approverò se lo riterrò utile per l'interesse del territorio e non se lo riterrò utile per l'interesse strategico della mia parte politica o della corrente della mia parte politica nel brevissimo termine. Questo a me non interessa. Okay? Terza cosa, votate quei rappresentanti della società civile che, ai quali, diciamo così, la politica non è funzionale ai propri interessi. Questo è fondamentale, perché sennò noi ci troveremo, e qua la scelta è molto, bisogna farla con molta attenzione, non votate candidati sindaci, non votate candidati consiglieri comunali che utilizzano la politica per i loro interessi personali. A me spiace dover ora richiamare il caso Atitec, ma quello è emblematico. Noi abbiamo un candidato sindaco che, se dovesse diventare sindaco, Lettieri, avrebbe sulle spalle un conflitto di interessi grande quanto una casa, come quello di Berlusconi, forse ancora più evidente, perché ci sono interessi suoi personali, delle sue imprese, che non sono, diciamo così, in linea di massima compatibili con quelli di carattere generale. E soprattutto vorrei anche dire che la storia di Lettieri è anche una storia dove il suo rapporto col potere politico, di centro, di destra o di sinistra, perché oggi è diventato di destra, ma ieri era di sinistra Lettieri, appunto, diceva Solano, è bene che questo si sappia, sono stati sempre molto stretti. Lui utilizza la leva politica come strumento per poter, diciamo così, sviluppare i propri business. Paliotto, giusto per una replica, poi dopo le pongo un'altra domanda a tutti e tre. Il conflitto di interessi, perdonami, non lo vedo, perché l'Atitec è un'azienda che fa manutenzione sui veicoli aerei, compete nel mondo e quindi non mi sembra, perdonami, forse le condizioni alle quali ha acquistato hanno qualcosa a che vedere con la sua candidatura a sindaco. Quella è un'azienda decotta che è stata salvata dal dottor Lettieri. Bah, non mi sembra che il comune di molto Napoli benevola abbia una compagnia aerea con velivoli, diciamo, che transitano nei cieli. L'unica compagnia che ha salvato
lettiere è questa, le altre le ha portate alla morte. Il conflitto di interessi è quando il comune eventualmente nel caso può diventare committente in qualche proprio, diciamo, nel proprio privato. Quindi un senso un po' più ampio. Il comune di Napoli non ha compagnia. Senso un po' più ampio. Non il senso ampio, noi possiamo affermare che gli imprenditori parlano con tutti, parlano a destra, parlano a sinistra, parlano al centro, perché le strategie di sviluppo economico che si applicano in un territorio, in una regione dove uno rappresenta le proprie imprese, sono delle direttrici fondamentali anche per poi accogliere gli insediamenti produttivi nel territorio nel quale si insiste. Quindi è ovvio che tutti noi imprenditori ci relazioniamo con la politica e senza alcuna vergogna, perché le linee di sviluppo sono fondamentali per le nostre scelte. Quindi non vedo, diciamo, queste difficoltà. Volevo porre una domanda a tutti e tre, ed è proprio già da qualche giorno che è uscita fuori questa proposta, stamattina viene ripresa anche con maggiore vigore dalla stampa cittadina, addirittura si parla che venerdì ci potrebbe essere il grande annuncio da parte del Presidente del Consiglio. Stiamo parlando della legge speciale per Napoli. Quando sia giusto governare questa città con una legge speciale e quando sia invece più giusto governarla con una legge ordinaria? Avete un minuto di tempo per ciascuno. Secondo voi è giusto o non è giusto? E se eventualmente è giusto, perché? Ma io anzitutto voglio condividere l'appello che faceva il mio amico De Gregorio a non votare coloro che stanno insozzando questa città che ha già i suoi gravi problemi per la nettezza urbana. E cioè, io personalmente manifesti non ne ho proprio fatti, quindi non troverete neanche un manifesto mio. Io credo che questo sia un appello accoglibile da parte di tutte le persone che hanno un minimo di buon senso. Facciamo un appello a non votare coloro che stanno imbrattando la città. Per quanto riguarda la legge speciale, diciamo, io ricordo che solo forse una legge speciale, quella di circa 100 anni fa, ha portato dei reali vantaggi per la città di Napoli, con una industrializzazione pesante e realmente incisiva nei fattori socio-economici. Per il resto noi siamo contrari alle leggi speciali in genere, che sono quelle partorite dalla cultura dell'emergenza, sono le stesse leggi speciali che ci fanno trovare nel disastro dei rifiuti, perché su questa storia vergognosa si debbono innescare meccanismi poco chiari e interessi truffaldini. Ovviamente lo stato dell'amministrazione delle casse comunali è pietoso, quindi una soluzione in qualche maniera conciliabile col federalismo fiscale andrà pure poi trovata. Sentiamo delle cose. Io trovo scandaloso, sinceramente scandaloso, che il governo che ci ha ridotto al lastrico dal punto di vista finanziario, sottraendo risorse di ogni tipo al mezzogiorno, appoggiato dalla Lega, debba poi venire qui a due giorni dal voto a proclamare che ci salverà con un'elemosina, con una legge speciale di poche centinaia di euro, perché di questo parliamo, solo per fare un ennesimo miracolo last minute, al quale però sono convinto che i napoletani non crederanno. Bisogna cercare di essere seri. Ci sia pure la legge speciale se necessaria, ma non mi venga elargita a due giorni dal voto. Questo sinceramente è eticamente insopportabile. Io trovo scandaloso che da oltre 20 anni il Comune di Napoli abbia 21 partecipate con tutti i carrozzoni aggregati in termini di assunzioni e di consigli di amministrazione, che abbia sperperato i nostri soldi riducendoci sul lastrico, compare circa 480 milioni di debito, e che non vengano pagate le imprese che da anni forniscono e lavorano per il Comune, che rischiamo il dissesto e quindi migliaia di fallimenti e migliaia di posti di lavoro questo persi. Questo lo trovo scandaloso anch'io, però colpa è gran parte del governo centrale. E poi trovo anche scandaloso che provincia e regione, che sono governate da governo, mi devi spiegare allora come mai provincia e regione da due anni o giù di lì governate dall'estero, la provincia? Un anno. La provincia da quanto? Due anni. Ok. Che cosa ha tolto delle partecipate, dei propri, che cosa ha fatto? Ma secondo te la regione può incidere sulle scelte dell'amministrazione comunale? No, io non parlo, io parlo delle sue partecipate, della provincia e del comune. Io sto parlando delle partecipate del comune, no, però se uno parla parliamo dei 480. Se non vengono eliminate in pochi minuti. Vogliamo parlare del concerto di Elton John? Vogliamo parlare del forum delle culture? Di cosa vogliamo parlare? Il forum parlare? Delle culture è approvato dal governo Berlusconi, veramente, o sbaglio? Il forum delle culture è una scatola vuota attualmente. Appoggiata dal governo Berlusconi. Appoggiata perché si spera di riuscire a produrre dei risultati. Allora non è una scatola vuota. Per ora è una scatola vuota. Finisce qua il tempo a nostra disposizione. Io saluto e ringrazio i miei interlocutori. Antonio Solano, che è candidato per la lista Napoli e Tuva con De Magistris, candidato sindaco. Buonasera.
Così come saluto e ringrazio Rossella Paliotto, capolista della lista del PDL, Popolo della Libertà, con Gianni Lettieri, candidato sindaco. Buonasera a tutti. Così come saluto e ringrazio Umberto De Gregorio, capolista della lista del PD, con Mario Morcone, candidato sindaco di Napoli. Grazie a voi. Un saluto a voi. A presto.